Fioretta Mari, chi è, età, carriera, amici, oggi, scuola di recitazione, chi è il marito, figlia. Difficile solo pensare a un weekend senza Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Perché se è vero che i riflettori, ormai da giorni, sono puntati sul Festival di Sanremo, che è quasi giunto al capolinea, è altrettanto vero che una certezza per il pubblico c'è: Silvia Toffanin sarà in onda anche questo weekend. E in studio, come sempre, arriveranno tanti ospiti che si racconteranno a cuore aperto, dalla carriera all'amore. Proprio come farà Fioretta Mari. Fioretta Mari, all'anagrafe Fioretta Manetti, è nata a Firenze il 19 luglio del 1942 ed è una nota attrice, insegnante, direttrice artistica e regista teatrale, nota al pubblico di Canale 5 per essere stata la docente di dizione e recitazione degli allievi della Scuola di Amici. Talent di Maria De Filippi. È nata da padre fiorentino e madre siciliana e ha iniziato la sua carriera prestissimo, è stata una bimba prodigio. Ha collaborato con grandi attori teatrali e cinematografici come Turi Ferro, Oreste Lionello, Vittorio Gassman, Jean-Louis Barrault, Pino Caruso, Massimo Troisi, Nino Manfredi. Ha preso parte a oltre 150 spettacoli teatrali, sparsi nelle più importanti città del mondo. Da New York a Londra, da Parigi a Mosca. Ma è diventata molto nota al pubblico, soprattutto quello giovanile, grazie al programma TV Amici, dove ha svolto il ruolo di insegnante di dizione e recitazione per parecchi anni. Nel 2014 è stata insignita del premio internazionale Bonifacio Buini dall'Accademia di Anagni e nel 2010 è stata premiata ad Alghero per la sua attività di attrice. Fioretta Mari nel 2010 è diventata direttrice artistica della Arte Academy Carrara. Una talent academy che si prefigge l'obiettivo di formare nuovi talenti. Nello specifico lei si occupa di insegnare dizioni e recitazione. Ma dal 2009 è anche un'insegnante presso lo Strasberg Institute di New York e dal 2015 è la direttrice artistica del Festival per Attori Act Italy. Veniamo ora alla vita privata. Fioretta Mari è stata legata sentimentalmente al cantante Armando De Razza e dal loro amore è nata la figlia Ida Elena. Armando ha iniziato la sua carriera in TV nel 1989, poi si è dedicato alla musica e ha partecipato a Sanremo con il brano La Lambada Strofinera. Brano che non ha vinto, ma che ha ottenuto la 24esima posizione dei singoli più venduti. Ahimè, ahimè, non ho avuto paura.